Francesca Lanfaloni, l'organizzatrice degli eventi di Villa Lanfaloni, ci dici che come è organizzato e che cosa significa un pranzo sensoriale? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. E noi oggi proponiamo questo pranzo sensoriale in collaborazione con gli chef Santino e Luigi Strizzi. E praticamente è un pranzo che consiste nella degustazione di vari piatti, abbinato a varie tipologie di profumi. Profumi in che senso? Sono profumi particolari fatti da profumieri. Sì, infatti la profumeria con la quale abbiamo collaborato è Afrodite, che si trova a Francavilla. E sono tutti profumi, essenze che richiamano i piatti che degusteremo. Quindi sono essenze fatte con prodotti naturali, sì, immagino. Tutti naturali, tutti i profumi particolari, poi ovviamente loro spiegheranno tutte le qualità di questo. Quindi durante questo pranzo si sentiranno, sì, oltre i gusti anche i profumi. Avete altre iniziative in programma? Sì, noi abbiamo il 27 febbraio una cena vegana. Benissimo, quindi faremo contenti tutti coloro che mangiano vegetariano, anzi vegano. Va bene. E sarà un'occasione, se volete venirci a trovare, per assaggiare questi piatti. Benissimo, grazie. Grazie. Allora, Santino Strizzi, cuoco di questa magnifica giornata che vede il connubio tra i profumi e i sapori. E vedo che sta preparando qualcosa di speciale. Che cosa sta preparando? Sì, una rosa finta, una rosa di zucchina. Quindi. E che cosa adornerà questa rosa? Questa verrà data a qualche bella ragazza. Io una bella ragazza gli do le regala una rosa. Esatto. Quindi lei come ha organizzato questo pranzo? Allora, questo pranzo è stato abbastanza difficile da preparare, perché è la prima volta che si fa anche qui in Abruzzo, non si è mai fatto. È stato fatto abbinando al profumo il piatto. Quindi noi siamo andati prima da Sonia, a Francavilla, da Afrodite, per scegliere i profumi. In base ai profumi abbiamo deciso quali piatti preparare. Quindi ogni piatto poi avrà il ricordo e il sentore del profumo che verrà passato a tavola. Quindi ci sarà un'esaltazione praticamente del gusto attraverso il profumo. Sì, diciamo che all'inizio c'è un profumo che dà il ricordo del pepe, e no, pepe bianco, e noi dentro all'antipasto abbiamo messo il pepe bianco. Al risotto invece ci stanno le rose, quindi sarà un profumo di rose. Agli spaghetti c'è un profumo agrumato, e quindi abbiamo fatto con agrumi, pompelmo, arancio e così via. Ho capito. Mentre al secondo c'è il profumo di mela verde, e abbiamo abbinato la mela verde al secondo di carne, e sarà anche messo delle fogliette di mela verde proprio per far vedere. Quindi diciamo che questo primo esperimento sarà poi, immagino che verrà rifatto altre volte, perché sarà una cosa eccezionale. Sì, diciamo che ci vuole parecchio tempo per preparare questo menù. Immagino, perché non c'è soltanto la sua opera e dei suoi collaboratori, ma anche proprio questa dei... Io poi mi avvalgo dell'aiuto di Luigi, che è mio fratello. Lui è un cuoco che ha fatto anche le ambasciate, ha lavorato a principesse, a contessa Pallavicini e così via. Quindi diciamo è un cuoco di alto rango. Sì. Ok, allora saremo pronti ad assaggiare tutte queste bellissime pietanze, diciamo buonissime pietanze. Più che assaggiare, dovete fare un'armonia di idee con l'armonia dei sapori. Profumi e sapori che andranno di pari passo. Sarà anche per noi diciamo una novità, sorprendente. Solo una volta si è fatta a Milano, se non vado errato, ma non si è fatto più in giro a nessuna parte. Ok, grazie, grazie e buon lavoro. Grazie.